perché ogni volta che registro non attivo l'audio. Salve belve e benvenuti in un nuovo video. Allora, anzi, più che altro benvenuti in un nuovo video, benvenuti in un nuovo vlog di gara, perché questo è ufficialmente il vlog della War of the Apes. Di essere corretto con l'italiano, più che altro perché con l'italiano, con l'inglese, perché il mio inglese fa abbastanza schifo. Già sembro un reporter con tutti gli appunti e la maglia Andrea Tigre. Fiatone, appena finito di allenarmi, sono le 10 e non ho ancora mangiato, sto morendo di fame. Questo è il problema. Ci siamo ragazzi, ci siamo. Allora, brevissima intro e poi possiamo partire con spiegare tutto quello che è successo sabato scorso alla War of the Ape a Modena per l'inaugurazione del nuovo negozio di Apes Lab. Spettacolare, come starete vedendo, un negozio diverso da tutti gli altri, specialmente per il rack rosa posizionato dentro il negozio, sponsorizzato da Raster. Molto, molto, ma molto bello. Un negozio molto, ma molto particolare, completo di tutto, integratori, abbigliamento, tutti i tipi di scarpe. C'ho il fiatone. Allora, ma parliamo della gara War of the Apes. Questo non è un vlog dove avete sempre visto che si andava, intervistava. Qua ho registrato quasi tutta la gara, grazie anche a Apes Lab e ai ragazzi di Apes Lab che mi hanno passato le clip dell'intera giornata, infatti vedrete nel montaggio. Parleremo di come è andata la gara, qua c'è tutti gli appunti e parliamo di tutto. Allora, per prima cosa, la gara era composta da due clan: clan Raster contro clan Foodspring. Clan Raster composto da Tommaso Pieri, Marta Ricottini, Jasmine Ghilardi e Yuri Marincenko. Clan Foodspring composto da Leonardo Grottino, Beatrice Asdente, Enrico Zenoni e Cecilia Proietti. Raga, allora, già i nomi fanno paura. E qua, ok. 8 atleti molto ma molto tosti, si sono distrutti in una giornata di gara con ben 3 WOD fatti più o meno in 2 ore, ma forse anche meno. Andiamo a vedere il primo WOD, andiamo a vedere soprattutto le clip e com'è andato. Primo WOD, erano 2 score. Il WOD era questo: time cap 7 minuti, attenti. Da 0 a 4 minuti gli atleti dovevano fare 30 ring muscle up, 20 per le donne, 30 per gli uomini e max rep di bar facing burpees. Cioè ragazzi, allucinante. Poi da 4 a 5 minuti rest per entrambi gli atleti, da 5 a 7 minuti avevano quindi 2 minuti per trovare l'RM di snatch i primi due atleti, mentre gli altri due atleti, quindi i primi maschi e femmina, M1, F1 facevano l'RM di snatch, M2, F2 facevano l'RM di clean and jerk per cambiare un po' i movimenti. Io nel mentre sto sudando perché fa caldissimo in casa. Andiamo a vedere cosa è successo. Nella prima parte si è sfidato Tommaso Pieri contro Zenoni. Si sono veramente massacrati agli anelli, dove sono andati più o meno pari sulla prima parte, dove hanno... Allora ragazzi, i dati che vi do sono quelli che ho calcolato, più o meno sono quelli, quindi teneteli per buoni. 15 rep per Tommy e 15 rep per Zenoni. E poi sono scesi dagli anelli ovviamente per riposare. Tommy è riuscito a fare 5 ripetizioni arrivando a 20 ring muscle up su 30, mentre Zenoni gliene spara 22, quindi avanti di 2 rep. Lotta, fino a quando Zenoni scende per primo da ring muscle up e inizia a fare i bar facing burpees. Tommy finisce i ring muscle up, va a recuperare Zenoni e c'è la battaglia. Allora, sono andati avanti fino alla fine dei 4 minuti, adesso non mi ricordo quando sono scesi, e Zenoni ha iniziato a accelerare sul finale e ha bruciato Tommy Pieri, però comunque era in vantaggio sulle ripetizioni. Dove finisce Zenoni? 32 ripetizioni contro Tommy 21 ripetizioni. Finito, si passa un minuto di rest dove troviamo il massimale di snatch e qui ragazzi sono volati i pesi. Zenoni chiude il primo snatch a 100 kg, pazzesco. Tommy replica 110 con la prima entrata,
lo droppa, lo rifà subito ed entrano i 110 kg. Quindi Zenoni cosa fa? Carica anche lui 110, prova i 110, droppati, riprova i 110, entrano i 110, ma Tommaso Pieri, ragazzi, ha sfondato lo snatch con 115 kg e si aggiudica la seconda parte di World. Andiamo avanti, troviamo Jasmine contro Beatrice, per loro 20 ring muscle up rispetto ai 30 dei ragazzi. Jasmine ottima tecnica, li ha divisi in 10, 5, 5, scende, si inizia a buttare sopra i burpees, mentre Bea fa fatica sui ring muscle up e in 4 minuti riesce a chiudere dalle 18 alle 19 rep senza fare neanche una ripetizione di burpees. Mentre Jasmine, ragazzi, cioè, era infermabile, veramente super veloce, nonostante avesse le scarpe da weightlifting. Infatti penso avesse la schiena spezzata a metà alla fine. Finiti i 4 minuti vanno anche loro sul massimale di snatch. Bea parte con 70 kg, lo chiude. Jasmine parte con 65, lo chiude. Jasmine replica con 70, lo chiude. Beatrice a sdente prova i 75, droppati due volte, quindi no rep. E Jasmine alla fine è riuscita a chiudere i 72, aggiudicandosi anche questa parte di WOD. Nella terza parte troviamo Yuri contro Grottino. E al posto dello snatch qui troviamo invece il clean and jerk. E qui ovviamente i due ragazzi si scannano sui ring muscle up, dove Yuri, da quel che ho visto, ha chiuso 20 ripetizioni unbroken di ring muscle up. Poi correggetemi per chi sa meglio gli score, però dovrebbe essere proprio così. Niente, si scannano sui ring muscle up, Yuri scende prima, ma Grottino gli va subito dietro, chiudendo entrambi le ripetizioni entro i 4 minuti, e si scannano sui burpees. Qui non ho lo score, ma secondo mio avviso, ma poi penso proprio di sì, Yuri riesce a battere Grottino sui burpees, andando un po' più veloce di Grottino, ma con un ritmo costante, e penso abbia fatto dei burpees. Finiti 4 minuti, un minuto di rest come al solito, cioè come prima, e si parte con RM di clean and jerk. Grottino carica 120, chiusi subito, facilissimi. Yuri chiude i 130, Grottino chiude i 132, ma Yuri carica un 140 kg e lo spacca letteralmente in faccia a tutti. 140 kg di clean and jerk. Bene, quindi ultima parte, Marta Ricottini contro Cecilia. Anche le due ragazze iniziano ovviamente con 20 ring muscle up. Marta fatica un po', mentre Cecilia, ragazzi, cioè, è fenomenale agli anelli, va come una scheggia. Mi sembra che ha fatto solo due pause, quindi ha fatto 10 ring muscle up, una pausa, ha fatto 10 ring muscle up, si è calmata, ha respirato un attimo e ha chiuso subito dopo i 10 ring muscle up per poi fiondarsi sui burpees, mentre Marta non è riuscita a chiudere i 20 ring muscle up nei 4 minuti. Quindi Cecilia finisce il ring muscle up, si butta a fare i burpees e, ragazzi, è incredibile, velocissima, pazzesca, avrà fatto penso 500 ripetizioni in 2 minuti, non lo so, cioè non capisco quanti ne ha fatti, non sono neanche riuscito a contarli. Andiamo sul bilanciere, dove Cecilia carica 75 kg di clean and jerk, chiuso, Marta replica con 70, Cecilia replica con 80 kg, chiuso, Marta va con 75 e poi Marta sfodera 82 kg a 10 secondi dal time cap e chiude 82 kg di clean and jerk. Quindi, Michele Fiatone, primo WOD, la vittoria se la giudica Clan Ruster con 82 ripetizioni di burpees contro i 76 di footspring, 409 kg del peso totale tra snatch e clean jerk contro i 392 del clan footspring. Quindi il primo WOD se lo aggiudica il clan Ruster. Passiamo al secondo WOD. Secondo WOD, time cap 10 minuti. Questo è tosto, eh? Allora, team a 4, non più individual come prima, e troviamo 30 sincro, dumbbell snatch, 22 e mezzo per l'uomo, 15 per la donna. 30 street and stem push up, M1, F1, ricordatelo. 60 wall ball, M2, F2, sono i team mate, ragazzi. Ancora 60 wall ball, 30 string and stem push up, 30 synchro hang clean jerk, quindi è da salire e poi ascendere, per chiudere poi con 90 synchro toes to bar in 4 alla sbarra. Cioè, ragazzi, devastante. Devastante perché
Le donne erano svantaggiate in questo WOD perché il target della wall ball era la stessa degli uomini. Quindi le ragazze dovevano tirare ancora più su ed era veramente faticoso. Quindi, come starete vedendo dalle clip, spettacolare vedere i ragazzi tutti in sincro con il con i dumbbell snatch. Poi si sono buttati sui... un atleta andava sul street and stand push up, mentre l'altro atleta andava sulle wall ball, poi si scambiavano nel tornare indietro con il WOD. Poi arriviamo ai 30 dumbbell hang clean and jerk, tosti anche quelli, perché comunque, cioè, ragazzi, dopo aver fatto WOD di prima, cioè, veramente saranno passati un quarto d'ora, 20 minuti tra un WOD e l'altro, quindi tosto. Per poi chiudere con 90 synchro toes to bar. Veramente tosta, ragazzi, perché comunque è stata tosta. Perché? Allora, adesso vi spiego cosa è successo. Il clan raster finisce prima, ovvero che riesce a fare tutto. Il clan di Fullspring ha avuto qualche difficoltà con le wall ball, infatti ci sono stati più o meno 3 cambi nelle wall ball, mentre il clan raster ha fatto solo 2 cambi. Quindi recuperando su questo tempo è riuscita a chiudere prima entro i 30 dumbbell hang clean and jerk. Però nonostante questo il clan Fullspring ha iniziato a recuperare, perché era sotto 8 ripetizioni ed è riuscito ad arrivare alla fine dei 30 synchro hang clean and jerk a meno una ripetizione dal clan raster. Quindi, ragazzi, era ancora aperto il secondo WOD. Si buttano entrambi sui synchro toes to bar. E devo dire che il clan raster ha avuto qualche difficoltà sull'andare in sincro. Ovviamente, ragazzi, cioè, è difficilissimo. Mentre il clan Fullspring all'inizio si è trovato molto in sincro tra di loro. Però, ragazzi, toes to bar, ci sono stati alla fine anche dei problemi per entrambi i clan. Ma ne sono usciti vincitori il clan raster. Con 42 toes to bar effettuati contro i 28 toes to bar del clan Fullspring. Quindi Raster si aggiudica anche il secondo WOD. Devo dire che è stato veramente uno spettacolo vedere 8 atleti sulla sbarra, come starete vedendo, ma veramente difficile, ragazzi, mettersi in sincro anche per via delle altezze, la stanchezza, era abbastanza tosta. Bene, quindi andiamo al terzo WOD. Era ancora tutto aperto perché Fullspring a questo punto può benissimo pareggiare, perché il terzo WOD era un WOD sorpresa, creato da Andrea Barbotti, che ha fatto veramente un WOD tostissimo che... neanche al box io lo vorrei riprovare, perché il terzo WOD era composto da 3 score. E adesso vi leggo il WOD. Non so da dove gli è uscito questo WOD. Allora, WOD 3, 5 minuti on, 1 minuto off, 4 time. Allora, 11 bar muscle up, 18 warm shoulder overhead, perché è entrato il warm, ragazzi, da 165 kg, 9 parallette and stand push up, 12 warm thruster, 7 bar muscle up, 6 warm and clean and jerk, 5 parallette and stand push up per 3 round, e quindi 3 score. Ma la cosa difficile non era questa. La cosa difficile era che mentre c'erano gli 11 bar muscle up da fare unbroken, tra l'altro, qui leggete bene, teammate 1 doveva farli, quindi gli altri 3 dovevano stare fermi col serpentone addosso. E quella era la ammazzata. Lì ho visto veramente i ragazzi soffrire, perché poi tornava l'atleta, lo riacchiappavano tutti insieme, quindi l'atleta che mancava ritornava sotto il serpente, il worm, verme, vabbè, e iniziavano i 18 worm shoulder overhead. Finiti quelli, secondo teammate andava a fare le parallette and stand push up, mentre gli altri 3 dovevano tenersi in hold praticamente il worm, e così via fino alla fine degli stand push up. Questo ripetuto per 3 volte. Allora, primo score l'ha vinto Raster, i 3 ovviamente, mentre il team Fullspring è arrivato a fare le ultime 2 ripetizioni degli stand push up. Secondo score l'ha vinto ancora Raster, mentre il team Fullspring è riuscito a fare un muscle up dei 7 finali, mentre il terzo score non l'ha chiuso nessuno, però il team raster era più avanti, quindi il team raster vince anche questi ultimi 3 score e si aggiudica la vittoria della War of the Apes. Quindi, ragazzi,
È stato molto bello rispiegarlo e soprattutto molto bello montare il video. Adesso mi divertirò sicuramente tantissimo a vedere i ragazzi soffrire. Ma è stata veramente una giornata spettacolare, ci siamo divertiti un sacco. Ci sono stati degli incontri che magari, sai, comunque ci si sentiva solo sui social, ma dal vivo ci si è visti o pochissime volte o praticamente zero. Quindi è stata proprio una bella giornata di reunion tra le persone, comunque molto molto bella. E niente, questa è stata la giornata di sabato. Veramente io mi sono divertito tantissimo a vedere i ragazzi devastarsi e combattere tra di loro e tantissimo. È stata veramente un'esperienza, penso, molto bella anche per loro, ma molto bella anche per noi come pubblico, perché vabbè, i ragazzi si conoscono e durante il WOD si sostenevano anche l'una a vicenda, anche del clan opposto. E questa è il bello della community del CrossFit e anche degli altri sport comunque. Va bene ragazzi, io vi saluto. Questo è stato il video recap della gara, della War of the Apes, per l'inaugurazione del negozio di Apes Lab a Modena. Qua vi lascio comunque tutti i loro riferimenti, in descrizione trovate tutto. Ottimo negozio, andatelo a vedere se siete di passaggio. Comunque andatelo a vedere perché è veramente bello, è un'esperienza anche andare a vedere il negozio. Io auguro un grossissimo in bocca al lupo ai ragazzi di Apes Lab per l'inaugurazione del nuovo negozio, che spacchino tutto e vendino in tutta Italia. Ci sarà anche l'e-commerce, ci sarà un bel po' di cose, ma troverete tutto aggiornato su Instagram, sicuramente andateli a trovare, e tutto in descrizione. Ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video, spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo alla prossima e ciao belli!